Lucio Dalla è nato il 4 marzo del 43, proprio come nella canzone di Sanremo. Era una canzone piena di poesia, il che tutto sommato non capita spesso, specie a Sanremo. E Lucio Dalla ci mise proprio tutta l'anima a cantare quella poesia che non era sua. Le parole, infatti, le aveva scritte Margherita Pallottino, una maestra elementare di Bologna. Va da sé che la domanda d'obbligo a Lucio Dalla è stata: quanto c'è di suo e quanto c'è degli altri nei sentimenti che lui canta? Ma innanzitutto è un lavoro di gruppo, per cui non capita mai che io prenda un testo e lo canti e basta, cioè si lavora insieme, cioè io le canzoni che canto sono mie, anche se i testi non li scrivo io, ma è completamente un... Cioè, alla fine, se non mi trovano d'accordo, che è impossibile, perché dal momento che io accetto di lavorare con persone, bisogna che le persone la pensino come me, per cui non accade mai. Cioè, forse ecco, non è il teatro la canzone dove esistono dei fenomeni tecnici che possono essere la finzione o altro. La canzone è un momento avanzato comunicativo, per cui magari ci arriverò fra 2 o 3 anni a cantare cose che non penso, o a cantare cose così in senso critico o in senso ironico, tali da raggiungere il significato che voglio raggiungere capovolgendo proprio la narrativa della canzone, ma ora no, ora proprio credo in quello che faccio. I personaggi di cui parlo sono personaggi, innanzitutto non parlo mai di me nelle mie canzoni. Questo è vero. E parli, tra l'altro, anche parli poco d'amore, insomma, eviti, anzi, credo che tu non abbia mai cantato una canzone in cui amore fa rima con cuore. No, perché, tra l'altro, poi perché io credo all'amore anche in senso antropologico, cioè alla fine. Cioè? Alla fine l'amore è il ricordo, l'amore sono i sentimenti, l'amore sono recuperi sentimentali, l'amore è tutto. Cioè, molte mie canzoni, che non sono canzoni dichiaratamente d'amore, sono così, come si può dire, ricerche comunicative d'amore, sono cantate con amore, parlano di situazioni dell'uomo, certo. per cui è sempre un fatto estremamente sentimentale. Io credo nel sentimento come Senti. Componente fondamentale dell'ideologia, quindi non... Dicevo, nelle tue canzoni spesso c'è un accenno alla città e al suo rapporto con noi, con gli uomini. Vabbè, Piazza Grande è l'accenno più ovvio, però anche in Gesù Bambino ci sono degli accenni precisi, ci sono quasi delle immagini, delle fotografie di città, di piccole città, anzi direi, ecco. Tu dove vivi? Io vivo a Roma, ma sono nato a Bologna. No, E quindi Bologna è la città che tu ami? non precisamente, c'è una città che ho amato moltissimo fino a pochi anni fa, perché l'ho amata perché avevo paura, l'ho amata perché ero insicuro, in fondo perché un po' esiste sempre questo Paura. rapporto edipico fra un uomo e la propria città, che fa parte di una sua maturazione. Paura Cioè, di che cosa? ma paura del resto, cioè paura di tagliare dei legami, paura di rinunciare delle abitudini, paura del diverso, ecco, questo è. E Roma quindi è stato il tuffo nel mare grande? Ma non in senso tradizionale, cioè Roma è stato, tanto per fare un po' di letteratura da lacrime, è stato proprio un abbraccio. Cioè io sono nato a Bologna forse per caso, ecco, ma il mio territorio d'azione in senso affettivo, in senso psichico, era Roma. Cioè era scritto forse che io venissi qua, perché questa è la mia vera città. Per quanto Bologna sia una città splendida, una città meravigliosa, organizzata, con delle strutture perfette, una città fatta, sembrerebbe, a misura dell'uomo, io si vede che non sono l'uomo adatto per stare a Bologna. Forse sarà che gli italiani, quando trovano qualche cosa che funziona regolarmente, non ci si trovano bene loro. Può darsi, ecco. Senti, adesso ti capita di avere paura? Mi capita? No, ecco, veramente questo no. Cioè, forse paura della malinconia, ecco.
cosa che non ho quasi mai e le poche volte che l'ho è in maniera piacevole perché la riconosco, quindi non mi spaventa più, ma paura di nessun tipo proprio. Se c'è un momento dove non si deve avere paura è questo Tu parli per te naturalmente, non per gli proprio. altri. Ma E secondo me anche per gli altri, perché perché proprio questo momento? Invece tu lo sai, questo è un è momento un in cui momento. molta gente ha paura. Ma sì, perché in fondo sono talmente precise le cose che dovrebbero far paura, cioè il nemico è talmente identificabile nell'ignoranza, nel qualunquismo, nella mancanza di disponibilità, non parlo della gente in quanto gente, ma di organizzazioni precise, di situazioni fatte in modo per cui la vita di un uomo dovrebbe essere invivibile. Ecco che è un nemico visibile, per cui dico, ci si dovrebbe riunire, ci si dovrebbe amare. Secondo me, non in maniera, abbiamo parlato prima, anche in maniera newyorkese o americana, per cui è un americano è un riccio, è uno che si chiude, uno che si chiude, magari si chiude con 10 persone e il suo mondo è quello. Ma noi non siamo ancora arrivati a quel punto lì, anche perché loro i nemici l'hanno scoperti magari in ritardo. Quindi tu sei di Invece. quelli che credono che il domani possa essere migliore di Ma oggi? sicuramente migliore di oggi. Io sono Un ottimista, ma veramente un anzitutto. ottimista perché se no, dico, io compio anche delle modificazioni importanti su me stesso e attraverso il mio lavoro, spero anche negli altri. Per cui se anche una modificazione d'ascolto per le mie canzoni, che mi rendo conto non sono semplici, cioè al momento che io faccio questo lavoro e lo faccio in una certa maniera, vuol dire che sono un ottimista, non un pazzo. Anche perché se mi piace cambiare delle cose in senso qualitativo, dico, no, se fossi un pessimista proprio non lo farei, non avrei voglia neanche di cambiare. Senti, che ricordi hai della tua infanzia? I Nella mia infanzia, beh, guarda, io ricordi tutti piacevoli. Non so, tuoi genitori cosa i facevano? miei genitori, mia madre è una sarta, era una sarta e adesso è mia madre, è una donna simpatica, attiva, formidabile. Una tipica bolognese. È una tipica bolognese, sì, però con Ci tengo anche perché grande, lo sono anche sì, anch'io, quindi con grande senso però. dell'umorismo, ed è una dissacratrice di tutti i luoghi comuni, per cui è una persona sempre piacevole da frequentare. Mio padre è morto che ero molto giovane, quindi non lo ricordo. Però ho un ricordo bellissimo della mia infanzia, Che hai anche vissuto a Bologna. che ho vissuto a Bologna. La tua vita privata è mai entrata nelle tue canzoni? Mai, proprio. Ma no, anzi no, perché c'è stato un momento all'inizio, veramente in maniera vergognosa, ma vergogna perché non si deve fare questo, secondo me. Facevo di certe mie situazioni un caso pubblico, cioè amavo essere molesto nei confronti della gente, per cui feci una canzone, si chiama Lucio dove vai, cercando di descrivere in maniera così narrativa una mia situazione di confusione. E sublimandola a livello comunicativo, che è una cosa di una violenza e di una inutile. E comunque era una bella canzone, era sbagliato il meccanismo, era sbagliata la scelta del linguaggio. Ma da 6 anni, cioè da quando sono un po' più cosciente, non ho mai parlato dei miei problemi Cioè pura personali. professionalità. No, no, al contrario, proprio pura comunicazione, ma non di cose mie. Cioè, in fondo io non sono un caso. Cioè, io credo fondamentalmente nell'uomo. Mi interessano soprattutto i problemi dell'uomo, che sono i problemi miei, ma in quanto uomo e in quanto io credo di essere un uomo come gli altri. Ma dico, però, secondo me è importante raccontarceli in un certo modo, anche perché si dicono veramente tante bugie, anche le persone che dovrebbero non dirle. Senti Lucio. Il cantante, il cantautore impegnato, prendiamo questa parola nel senso migliore del termine, anche se è una parola un po' abusata, oggi cerca di interpretare i sentimenti, gli umori, le paure, le speranze della gente, cioè vive, cerca di vivere in mezzo alla gente. Però nel momento in cui è successo, guadagna molto denaro e questo lo rende inevitabilmente diverso dalla gente. Che ne pensi? Beh, questa è forse un'analisi parziale, non è nella prassi. Innanzitutto, uno che lavora seriamente corre forse ancora dei rischi economici, per cui non accetta dei meccanismi collaudati sul piano del successo e allora deve fare la sua gara. Per cui non è che venga, io parlo del caso mio, ma parlo anche del caso dei
dei miei colleghi, di altri cantautori, cioè che non è cioè, che siano ricchissimi, hai capito? Tu dici c'è sempre un tale margine di rischio per cui... Per cui vale sempre la pena, dico, fare quello che ci si sente di fare, perché in fondo io poi non credo alla ricchezza in assoluto, anche perché forse non è neanche utile per se stessi essere smodatamente ricchi. Cioè, una volta risolti i problemi di vivibilità, con tutti i ricatti economici che in qualsiasi caso ci vengono quotidianamente fatti, cioè nello stesso ricatto economico che viene fatto a uno che guadagna tot lire e poche, viene fatto a uno che guadagna un po' di più, cioè qua non si tratta di parlare di ricchezza. E poi dopo magari uno, magari anche chi diventa ricco, dico, cambia probabilmente lui in senso negativo, ma può anche cambiare in senso positivo, cioè io non è che ce l'ho con i ricchi. Hai capito? Perché no, la ricchezza è un'istituzione negativa. Io insinuavo che tu, essendo diventato ricco, fossi meno vicino. Ah, beh, allora non mi conosci proprio. Non sono, sei diventato no, ricco. Assolutamente, non sono diventato ricco. Cioè, posso permettermi di viaggiare in treno, ecco, hai capito? Senti, tu speri e pensi che il tuo successo possa durare una vita? Ma il mio successo è di un tipo che può durare fin quando ne voglia io, perché non è mai tanto eclatante, cioè in fondo non è che quando mi cadono i capelli io mi dispero, né quando... Ma in parole povere, quanti anni pensi di durare? Ma ti ripeto, finché ne ho voglia. Perché cioè... no, intendiamoci, il mio successo non è di quelli che devo pomparlo, o devo... innanzitutto è già una cosa abbastanza... normale, quindi non c'è nessuno che si quando mi vedono non urla nessuno, non mi segue nessuno. È un successo fatto di lavoro, di collaborazione. La mia vita ormai ha dei ritmi che io gradisco, perché dal momento che li faccio sono molto contento del lavoro che faccio e della vita che faccio e delle cose che faccio. Spero sempre di andare più avanti, ma di andare più avanti in senso qualitativo, in senso, cioè, spero che le mie cose siano sempre migliori, hai capito? Però non avrò mai quel successo che alla fine mi ritiro, la frase tipica, proprio no. Con la villa in Riviera, no. Ma a parte la villa, dico no, ma non mi ritirerò mai, perché è la mia vita questa, cioè io amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di stare in mezzo alla gente, di parlare con la gente, di essere utile sempre se la gente vuole utilizzare il mio lavoro. Ecco. Senti, le prime canzoni con cui sei arrivato al grande successo sono state scritte da Margherita Pallottino, esatto. Ecco, adesso tu hai iniziato invece a fare canzoni con Roversi. Come mai hai lasciato la Pallottino? Non ho lasciato la Pallottino, cioè lei innanzitutto era deliziosamente una dilettante di grandissima qualità, per cui lei... Un insegnante, è vero? Lei è un po' tutto, è una donna veramente di genio. Infatti lei è... Mentre scriveva le canzoni, faceva dei disegni importanti, lei è una grafica, disegna per bambini, c'ha tante attività. Per cui io ho poco tempo di andare a Bologna, lei ama un certo tipo di canzoni che io ho un po' trascurato per andare verso un altro tipo di canzoni che è un pochettino più attaccato alla realtà. E che cioè anche quelle che hai scritto, quelle che hai composto insieme a Roversi. Con Roversi che sono dal punto di vista che mi danno più sollecitazioni dal punto di vista musicale. Qual è il miglior esempio secondo te della tua collaborazione con Roversi? Il miglior esempio non ci sono canzoni, cioè l'ultimo long playing che si chiama Solforosa è un long playing preciso con delle strutture, per cui non è che una canzone sia più chiara. Parole povere, quale vogliamo far sentire? Ecco, io voglio proporre una canzone atipica per quello che è la canzone così solita, ma che secondo me è una canzone che dovrebbero essere, lo dico tutte così, ma dovrebbe essere un modo di comunicare preciso. Si chiama Anidride Solforosa. Si oglie e ti fa disperare.